benvenuto all'ospite di oggi. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Italo Carelli, consigliere comunale. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Serena, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti i baresi che ci seguono. Ha già fatto, sta facendo, farà colazione, consigliere? Già fatto abbondante colazione come ogni mattina. In riva al mare. Avete mai sentito il detto dimmi che colazione fai, ti dirò chi sei? Consigliere, lei come fa colazione? La mia è una colazione abbondante da sempre. Io ho tazzone di latte e caffè, almeno una merendina e non meno di una decina di biscotti. Porca miseria. La invidio. La colazione è un momento importante della giornata, perché ci vogliono tutte quante le energie. Poi noi pensiamo che fare politica poi sia una cosa divertente. Fare politica è divertente, però è anche impegnativo. È stressante, ci vuole un bel po' di energia. Bisogna fare il carico per tutta questa giornata. Io questa colazione la faccio da tempi non sospetti, anche da quando non ero consigliere o politico, perché ritengo appunto che il famoso detto colazione da imperatore, pranzo da re, cena da barbone possa in un certo senso aiutarti poi a mantenere la forma e una certa parvenza di salute. E allora, consigliere, la domanda viene da sé: da quanto tempo lei fa politica, a che età si è avvicinato alla politica e cosa l'ha fatta innamorare della politica? Allora, io faccio politica praticamente da sempre, sono appassionato di politica da sempre, da quando ero ragazzino, perché ho avuto la fortuna di avere un nonno partigiano, un papà anche molto impegnato politicamente ai tempi in cui soprattutto nei tempi in cui abbiamo vissuto al nord, a Torino, perché noi, come tantissimi meridionali, alla fine degli anni 60 la mia famiglia decise di emigrare, di andare a vivere a Torino. Io ci ho vissuto una decina d'anni, lì ho fatto fino alla quarta elementare, e negli anni 70 era decisamente più forte il senso di appartenenza politico. E io vivevo appunto fra mio nonno, ex partigiano, mio padre molto vicino ai partiti di sinistra, di estrema sinistra, Democrazia Proletaria. Poi, crescendo, quando siamo tornati a Bari, ho avuto la prima folgorazione verso quello che poteva essere un indirizzo politico, quando ho iniziato a conoscere, a sentire parlare Marco Pannella. Quindi vedevo quest'uomo fare politica in maniera rivoluzionaria, affrontare determinati temi anche abbastanza scottanti e riuscire ad ottenere dei risultati, a cercare di far cambiare quello che era tutto sommato un aspetto della politica nazionale che fino ad allora era abbastanza ingessata. E poi anche da Pannella magari c'è stata, e dal Partito Radicale, qualche delusione poi nel tempo. Mi ero in un certo senso allontanato attivamente dal fare politica, poi sono arrivati Grillo e Casaleggio ed è storia dei nostri giorni. Ed è stato di nuovo amore. Ci torniamo sulla politica, ma noi vogliamo andare oltre. Allora, chi è Italo Carelli? Partiamo dalla famiglia, perché ovviamente insomma noi qualcosina anche su Facebook, le foto le vediamo. Una bellissima famiglia, due bellissimi figli. Quanto toglie loro per la sua attività? Ma io cerco se di lo essere... fa, Sì, cerco di essere presente il più possibile nella vita dei miei figli, vite che vengono vissute parallelamente, perché comunque fanno due percorsi di vita simili sotto alcuni aspetti, però obiettivamente diversi sotto altri. La politica, sì, ovviamente mi occupa tantissimo tempo, perché poi alla fine mi dà la possibilità, e questa con le cartellate è meravigliosa, mi dà la possibilità di finalizzare appunto poi quelli che sono anche i miei obiettivi, ovvero quello di cercare in maniera diretta o indiretta di poter aiutare le fasce più deboli, quelli che non hanno santi in paradiso in buona sostanza. Per fare questo ovviamente c'è sempre bisogno di tempo, c'è sempre bisogno di studio,
Quindi del tempo me ne ruba, però poi cerco sempre di compensare dando il massimo in tutti i momenti in cui ho la possibilità di stare con loro. Abbiamo le stesse passioni, le passioni per lo sport con mio figlio Bruno. Adesso ho iniziato anche a fare un po' di un corso di canottaggio. Non sembrerebbe a vedermi, però anche la passione per la danza. E quindi mia figlia Chiara cerco di aiutarla, di permetterle di portare avanti questa sua passione, la passione per il Bari. Adesso vedo scorrere queste foto, quindi con tutti e due cerchiamo di essere presenti il più possibile al San Nicola, per la musica, quindi è quella forse più bella, più importante. Dove ci scontriamo, dove io da sempre ho cercato di inculcargli quelli che erano i miei gusti musicali, ovvero Vasco, Pino Daniele. Come fanno tutti i genitori? Sì, in parte ci sono riuscito, in parte sono stati loro a contaminare me, perché appunto ognuno di loro ha i suoi gusti. A mio figlio magari piace Fedez, Fabri Fibra, Coez, quel genere di musica là. Mia figlia invece un po' più altri gusti particolari, Duchesse. Mettiamola così, consigliere, lei ha due figli, io, Roberto Maggi, che ascolta la musica giovane, come si suol dire. Quindi ci ritroviamo anche lui spesso mi in questa situazione in cui devo imporle un po' qualcosa per aggiornarla un po' nei quei tempi. Consigliere, lei ieri mi ha scritto scherzando, mi ha scritto: più che un caffè domani dovremmo fare una puntata per descrivere la mia vita, una domenica pranzo con. Quali sono i momenti più significativi, più importanti della sua vita che le piacerebbe raccontarci? Ovviamente una lista, perché stiamo andando verso la chiusura. Sì, velocissimi, ce ne sono, ecco, questo diciamo è uno dei miei migliori amici. Questi sono momenti bellissimi, perché ho avuto la fortuna di conoscere due papi. Questa Anna, adesso vedo le foto, Anna è stata una sorella per me. Ecco, momenti belli e momenti brutti, come la vita del resto di tutti quanti noi. Cioè, aver perso il papà molto giovane, aveva 46 anni mio padre quando è morto, io ne avevo 20. Quella foto che avete appena mostrato era la prima volta che io mettevo una cravatta per accontentarlo, perché lui sempre è impostato, classico. Del resto poi tutto sommato anche il lavoro che facevano i miei, sono da sempre stati nel mondo del commercio, quindi mio padre è rigorosamente classico. E quindi la prima volta che io mettevo la cravatta è l'ultima foto che purtroppo abbiamo fatto insieme. E niente, quindi questo è stato uno dei momenti più tristi, certo. Quello un po' più scioccante, destabilizzante, almeno al primo impatto, è stata la nascita di mio figlio Bruno, perché comunque scoprire determinate cose alla nascita, quando magari hai iniziato a farti tanti progetti e doverli stravolgere completamente, ti destabilizza. Però poi unendo le forze con mia moglie, con tutti quelli che ci vogliono bene e ci circondano, abbiamo vissuto sinora un'esperienza meravigliosa che grazie a lui ci ha permesso di vedere il mondo in una maniera diversa, e soprattutto ci ha permesso di conoscere persone meravigliose, che sono tutte quelle che girano e lavorano nel mondo, diciamo, di assistenza alle persone con diverse abilità, che si tratti di diverse abilità fisica o intellettivo-relazionale. Abbiamo conosciuto medici importantissimi, gente dalla quale, diciamo, dalle quali labbra pendevamo ogni volta che le sentivamo parlare. È stata una bella esperienza, fatta di chiari e scuri, però come si dice in questi casi, rivivrei tutta la mia vita come è stata. Del resto il suo sguardo nelle foto con suo figlio parlavano già da solo. Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, ma perché no, magari un domani ripeteremo e ci racconterà altro. Intanto grazie. Grazie al consigliere Italo Carelli, grazie per essere magari stato con noi. Magari il prossimo caffè me lo prendo direttamente con lui a Torre a Mare, perché ci incontriamo spesso poi a Torre a Mare. Non esiste che mi escludete. Viviamo non tutti e due questa cosa, devi sapere. Buon ritiro, Torre a Mare, piccola curiosità, perché noi
noi siamo due torreamaresi d'adozione, perché non possiamo dire che siamo torreamaresi, perché se dici a Torreamare che sei torreamarese ma non sei proprio nato ti lì, ti guardano tutti male. Quindi noi siamo quei torreamaresi che arrivano lì, dicono piano piano a bassa voce, siamo di Torreamare. È vero, io ci sto da 30 anni, però confermo è quello che dice Roberto, diciamo. Però non riuscirei a fare a meno di Torreamare, delle sue care, dei suoi momenti di tranquillità e di riflessione che mi permette di avere durante l'anno, tranne magari adesso, da giugno a settembre, però ci sta anche, va è vero, è va vero, bene è così vero. Grazie a Italo Carelli, grazie mille, grazie consigliere, per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere, buon lavoro e continuate così. Grazie mille. Ciao Serena, ciao Roberto.